4 Aurora Gislimberti, con il numero 6 Jessica Lona, con il numero 9 Martina Betta, con il numero 11 Deborah Agostini, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 13 Anna Saranovic, con il numero 16 Nicky Razzica, con il numero 19 Violetta Vegni, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 25 Elisa Giovannini, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 49 Martina Pavlovic, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, con il numero 99 Arianna Buracchi, allena Sonia Giovannini, arbitri dell'incontro i signori Anne Swieser e Stefano Pipitone. Si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa della mamma del presidente dell'ENO. Benvenuti amici e amiche di Eleven Sports al Palafornai di Mezzocorona da Valentina Zanoner. Questa sera per la nona giornata di andata si affrontano Mezzocorona e Leno alla ricerca di due punti preziosissimi. Fischio d'inizio, Turina, giro di palla per la squadra lenese, concentrazione. Qui accanto a me c'è Margherita Giacomuzzi, ex portiere di grande esperienza della squadra rotaliana, che oggi seguirà con me questo match. Buonasera a tutti. Turina prova ad entrare nella difesa, passa la palla e Nicky Razzica riesce a parare
Italiano recupera la palla e subito la prima azione offensiva del mezzo corona. Ghirlanda per Saranovic. Ghirlanda di nuovo regista di questo inizio. Saranovic per Gislimberti, prova a passare la palla al capitano Eleonora Italiano, perde palla. Saranovic prova a recuperare questo errore e va Emma Ghirlanda, niente da fare. Infrazione di passi per Ghirlanda. La formazione di mezzo corona è costretta a ritornare in difesa e l'attacco passa nuovamente alla formazione dell'Eno. Margherita, abbiamo assistito agli ultimi minuti della partita Erice contro Ariosto Ferrara, partita con finale da cardiopalma. Sì, esattamente, il Ferrara si trovava a tre lunghezze fino a tre minuti dalla fine in superiorità di ben tre gol, ma la squadra di Erice è riuscita a recuperare e negli ultimi nove secondi ha segnato il gol decisivo del pareggio, che ha segnato il quarto pareggio per l'Erice. Prova ad entrare nella difesa, di nuovo Turina. Passivo alzato. Palla al pivot, niente. Area niente del da pivot. Fare. Ci ha provato Sara Andreani. Ci prova ora pivot del mezzo corona, Violetta Vegni. Ottima, ottima giocata per Violetta Vegni. Una seconda fase veloce, esplosiva, che ha dato i suoi frutti e che porta il mezzo corona in vantaggio per 1-0 sulla squadra dell'Eno. Prova quindi a costruire Kirillova, che passa la palla a Turina. Di nuovo Kirillova, prova a scambiarsi con l'ala. Diventa regista. Errore anche da parte dell'Eno. Si riparte con la squadra rotagliana, con Saranovic che prova un tiro dai 9 metri, parato. Finisce in fallo laterale il tiro di Saranovic, quindi è di nuovamente attacco per il mezzo corona, che proverà a portarsi in vantaggio per 2-0 sulla squadra lenese. Intanto Selene Franceschini si concentra. Consueto giro palla, Ghirlanda, Gislimberti, il legno, un palo per Gislimberti. Prova a tornare, e un tiro in sottomano. Si ripartirà da un angolo per l'Eno. La palla a Turina. Terzino che passa al centrale per Costa. Ci prova Andreani, passa la palla a Kirillova, niente da fare. Turina alto sopra la traversa, nessuna preoccupazione per Razzica, che può passare la palla a Gislimberti per far ripartire l'azione del mezzo corona. Fallo. La regia di Ghirlanda prova a far ripartire le ragazze rotagliane. Niente, palla, palla persa. Contropiede, prende palla la numero 19. Niente da fare. Non è d'accordo la numero 19. Saranovic trova uno spazio per entrare e sotto le gambe di Franceschini trova il gol del 2-0. Margherita, cosa pensi debbano fare per conquistarsi questa vittoria le tue ex compagne del mezzo corona? Come le vedi? Sicuramente sarà importante, soprattutto in questa prima fase, la difesa, in modo da chiudere le maglie e impedire un attacco fulmineo delle giocatrici dell'Eno, impedire che il loro attacco diventi efficace e togliere un pochino di sicurezza a questa squadra, in modo da avere delle lunghezze di vantaggio e di
e per poter poi portare a casa la partita. Vediamo se questo succederà durante il match. Ci prova nel frattempo Aurora Gislimberti, trovando un tiro fuori. Intanto le compagne dell'Eno cercano di incitare il 7 in campo. Giro palla, prova a creare gioco la numero 26, prende palla Turina, Kirillova, una bellissima finta e trova il gol, il primo gol per il Leno. Riparte molto velocemente con Gislimberti, Girlanda e una traversa per Saranovic, palla che si scontra con la testa di Franceschini, che rimane un po' spiazzata. Ottimo inizio per Saranovic, Margherita. Sì, assolutamente, sta trovando una buona velocità e una buona coesione con le compagne di squadra. Sembra che stiano lavorando proprio bene durante gli allenamenti, perché il suo attacco è molto efficace. Vediamo ora uno sfondo fischiato alla Kirillova e una ripartenza fulminea del mezzo corona, che viene però fermata con un fallo proprio su Saranovic, la giocatrice di cui parlavamo prima. Consueto giro di palla per il mezzo corona, vediamo cosa riescono a costruire. Nel frattempo Giovanni Bravi prova a dare dei consigli alle sue ragazze, incitandole. Ed è Violetta Vegni, ottimo taglio di Violetta Vegni, ottimo gol. Il pivot del mezzo corona lasciato incustodito non perdona, bisogna difenderlo. Non sono d'accordo le giocatrici dell'Eno sull'arbitraggio in questo momento, hanno avuto da che dire. Ci riprova quindi Kirillova, passa la palla all'ala ed è 7 metri. Eleonora Italiano non si sente molto bene. Il tiro di Lanfredi è stato scagliato direttamente sulla testa di Italiano, che esce per recuperare. Entra al suo posto Giada Veronese con il numero 27. Vediamo ora il 7 metri. Come si sente, Margherita, un portiere davanti alla giocatrice che sta per battere un rigore? Sicuramente la tensione è altissima e sono momenti veramente in cui ogni minuscolo movimento... Ed è gol, scusami Margherita, ed è gol per Martina Betta. Un ottimo regalo di compleanno, perché oggi Martina Betta spegne 18 candeline. Dicevi, Margherita? Che sicuramente ogni più piccolo movimento incide sulla bene uscita, sul successo della parata o meno, ed è quindi fondamentale mantenere la lucidità durante quei secondi che sono decisivi. Ci provano di nuovo dall'ala, ottima parata di Razzica. Razzica dice di no nuovamente. Leno, che in questi primi 9 minuti è riuscito ad avere la meglio sul mezzo corona e a fare solamente un gol. Ha calato la saracinesca Razzica, non si passa di lì. E quindi si caricano le ragazze rotaliane. Tocco fischiato per le ragazze dell'Eno e quindi si ripartirà da un angolo da parte del numero 9, Martina Betta. Un 7 metri per la squadra trentina, che sarà battuto da Anna Saranovic. Un fallo di area fischiato alla numero 22 a Turina Francesca. C'è un cambio portiere, entra Martina Sizia al posto di Selene Franceschini. Anna Saranovic si prepara ed è gol.
più 4 per il mezzo corona, 5-1 in questo avvio di gara. Ottimo avvio per il mezzo corona. Sì, sicuramente hanno preparato molto bene questa partita e... prova Turina, perde palla, un ottimo passaggio all'ala e c'è un gol di Beatrice Pugliara, mancina, inaspettato per Niki Razzica. Assente quest'oggi in campo, o meglio, è attualmente in panchina, Anna Chiara Campestrini, che ha subito un infortunio nella partita contro l'Ariosto Ferrara. Purtroppo non ha potuto partecipare al raduno nazionale con le compagne Girlanda e Gislimberti, ma è in panchina e ha recuperato bene in questo periodo. Torniamo in telecronaca. Un contropiede per la numero 19 che è terminato con un rigore. Cambio anche del portiere per questa squadra. Ci penserà Elena Pedron a provare a parare questo rigore da parte di Kirillova. Giocatrice ucraina si prepara, si concentra e tira senza finte e non riesce a sfondare la porta. Pedron soddisfatissima e Razzica che tifa per lei. Uno scambio fra portieri meraviglioso. È una carica, Margherita, quando un portiere riesce a parare un rigore. Sicuramente, soprattutto per questa giocatrice è una grande soddisfazione. È cresciuta tra le file del mezzo corona e sin da giovanissima ha ricoperto questo ruolo di portiere che non è per nulla facile. Un fischio da parte dell'arbitro, si riparte dai 9 metri con Saranovic che passa la palla a Gislimberti, che prova a passare la palla a Girlanda, va a Betta, niente da fare. Si riparte comunque con il mezzo corona che va a recuperare palla. Possesso palla della squadra rotaliana che prova a ricostruire un'azione vincente. E l'arbitro alza il braccio destro, segno di passivo. Le ragazze non devono perdere la testa in questo momento e non la perdono. Ottimo gol di Saranovic. Di nuovo lei a portare di nuovo al più 4 la formazione rotaliana. Riparte in velocità la formazione lenese con Kirillova che prova a costruire sulla sinistra, ma si torna a Eleonora Costa. Prova ad uscire Andreani, perde palla, recuperata da Violetta Vegni che va sola, prova a passare a Saranovic e gol di Saranovic. Ci sarà probabilmente un 2 minuti per la numero 22, infatti è così per Francesca Turini che è franata su Violetta Vegni impedendole di andare a tirare da sola davanti al portiere. Trascorsi 13 giri d'orologio in questo match, la formazione lenese in 5 e speriamo che il mezzo corona riesca ad approfittare di questo momento. Uscita Kirillova dal campo, è entrata Notarianni. Vediamo se lei riuscirà a risollevare un po' le sorti di questo Leno che al 13° si trova a meno 5 lunghezze dal mezzo corona. Si prova dall'ala parata di Niki Razzica che sprona le compagne ad andare in zona attacco. Costa aveva provato a recuperare la palla ma purtroppo le è finita sul piede e quindi naturalmente... E Violetta Vegni c'è! È presente anche oggi Violetta Vegni con un'ottima giocata.
c'è un time out chiamato dall'allenatore Giovanni Bravi, che cerca di ricostruire un pochino, arrabbiandosi, cerca di ricostruire un pochino il gioco delle sue ragazze. Sì, e forse anche di riportare la calma in questa squadra. Vediamo che il portiere Franceschini ha protestato abbastanza vistosamente per quelle che sono state le decisioni arbitrali fino adesso. Vediamo se appunto l'allenatore riuscirà a riportare la calma e la concentrazione a questa squadra. Non si sente me? Mario, non si sente me? Non sentono me? Abbiamo avuto dei problemi tecnici. Abbiamo avuto dei problemi tecnici con il microfono. Siamo di nuovo qui. Giovanni Bravi ha cercato di ristabilire un pochino l'ordine fra le sue ragazze, che ripartono con Andreani alla regia, che passa la palla a Costa, che è passata a terzino. Andreani che prova ad entrare nella difesa. Costa finta, Andreani che passa la palla alla compagna, va verso l'ala e c'è ancora Razzica, con i suoi piedi sta facendo miracoli. Quando Razzica in giornata, ultimamente sta accadendo molto spesso, riesce a portare a livelli altissimi questa squadra e a portarla a ben 6 lunghezze di distanza e a chiudere la porta e non far passare più nessuno. Giro palla, fischiata da Stefano Pipitone. Riparte la formazione lenese con Andreani che torna nella sua posizione di pivot. Pugliara all'ala, Turina terzino, Andreani che prova a salire per Turina, Costa passa la palla a Turina, di nuovo un gioco verso l'ala e Niki Razzica è sempre presente, da qui non si passa, no. Seconda fase veloce del mezzocorona, in extremis Gislimberti ci mette le mani per impedire di fare piede e passare nuovamente la palla alla formazione lenese. Riparte quindi con una terza fase l'azione di mezzocorona con qualche incrocio con il pivot, la palla passata a Gislimberti, mani angolo. Betta dall'angolo per Saranovic, Girlanda di nuovo per Saranovic, si alza Murata da parte di Andreani, recupera la palla, passa all'ala e 2 minuti per Saranovic che ha impedito l'azione della numero 19. Saranovic deve uscire dal campo. Anche oggi il Palafornai ha una buona fetta di pubblico che sostiene la squadra delle ragazze rotaliane. Riparte il mezzocorona, torna in campo Eleonora Italiano, il capitano. Girlanda, un'ottima azione da parte di Emma Girlanda. Riesce a rompere tra le righe della difesa e la piazza sul secondo palo, lontano dal portiere. Ci prova anche la numero 13, ci prova anche Notarianni a fare la stessa cosa, ma la sua palla si infrange sul muro della formazione rotaliana. Riparte l'azione comunque del Leno, prova a partire da destra, palla Costa al centrale, vediamo se lavorerà col pivot, no, sceglie il terzino,
che riesce ad entrare questa volta tra Vegni e Gislimberti a siglare il gol del meno 5, 9-4 per il mezzo corona. Comunque il mezzo corona ci sta credendo, si sta caricando sempre di più, le compagne dalla panchina stanno tifando con veemenza, ci credono molto, ci crede anche Gislimberti che però tira un po' troppo debolmente verso Martina Sizia che si trova pronta per questo tiro di Gislimberti. Ci riprova Eleno passando la palla al pivot. Cartellino giallo per Emma Girlanda. Si riparte dai 9 metri. Una difesa compatta da parte di Mezzocorona che nonostante si ritrovi con una giocatrice in meno riesce comunque a tenere testa per Eleno fino a questo momento. E di nuovo Razzica ci pensa a parare sul secondo palo su Turina. Fallo laterale, si riparte con un attacco dell'Eno. Turina ci riprova. E questa volta Girlanda non riesce a fermarla da sola. Rigore per la formazione dell'Eno. Torna in campo Pedron con la speranza di portare a casa un altro rigore parato. Pedron che si prepara, si concentra. E anche questa volta Pedron ha la meglio. Palla sulla traversa. E di nuovo lo scambio fra i due portieri. Girlanda per Gislimberti. Girlanda che detta le regole di questa azione, Gislimberti prova a passare la palla a Vegni ma le due non si capiscono. 9 metri per il Leno che riparte con Costa. Turina, Costa cerca di creare l'azione, esce Andreani, passa la palla a Turina che la ripassa Costa che con un tiro inaspettato ottiene il 5-9. Un gran tiro quello di Costa, un sottomano preciso che finisce nel 7 alle spalle. Nel frattempo Gislimberti si è portata in panchina per lasciare spazio ad Anna Chiara Camperstrini. Saranovic si è spostata a terzino destro e Camperstrini si ritrova nel proprio ruolo di terzino sinistro. E nel frattempo vediamo il gol di Eleonora Italiano che però non è stato concesso per un fallo di area. C'è un fischio da parte dell'arbitro per un problema al tavolo. È stato segnato un gol per Eleonora Italiano quando invece era fallo di area. Riparte il gioco, come dicevamo Anna Chiara Campestrini reduce da un infortunio è di nuovo in campo e cercherà di dire la sua dopo settimane di recupero. Anna Chiara Campestrini che ha iniziato questo campionato veramente in maniera ottimale, ahimè questo infortunio non ci voleva ma ora eccola qua. Non sono nulla di fatto l'azione del Mezzocorona, un tentativo di passaggio dietro la schiena di Anna Chiara Campestrini per Martina Betta che però si conclude sul fondo. È ripartita subito tempestina l'azione dell'Eno che si è conclusa con un gol e quindi accorciano le lunghezze, siamo al meno 3. Le ragazze di Giovannini provano a creare l'azione con Campestrini che tira
e Eleonora Italiano che prova a riprendere la palla subito dopo il tiro di Campestrini, ma niente da fare. Ci riprova l'ala dell'Eno, nulla, sfondo. Anna Chiara Campestrini passa la palla a Girlanda che finta e prova a sfondare la difesa lenese. Nulla di fatto. Contropiede. E questa volta no. Sembrava, da questa prospettiva sembrava che il pallonetto potesse entrare, niente da fare. Ancora una volta Razzica è concentratissima. Un dito, un'unghia probabilmente che ha deviato la traiettoria di questo tiro e ha permesso a Razzica di festeggiare l'ennesima parata durante questo match. Dalla Valle è entrata in campo, centrale. Nuovamente spiazza il portiere, riesce a spiazzare anche Sizia e la piazza centralmente con il portiere che prova a parare lateralmente. E giro palla lenese che ripartono dall'ala per il terzino che da centrale ripassa la palla all'ala che segna il 6-10. Beatrice 7-10, Beatrice Pugliara. E si riparte con Dalla Valle in regia, passa la palla alla compagna, va in posizione di terzino, Anna Chiara Campestrini prova a tirare da centrale, nulla di fatto per Anna Chiara Campestrini, contropiede, un ottimo passaggio. Palla al mezzo corona. Un'ottima difesa da parte delle tre giocatrici che sono rientrate. Dalla Valle ha fermato la giocatrice, Saranovic si è occupata del pallone che intanto stava scivolando via e impedendo a Dalla Valle di ricevere i due minuti, e quindi si è ripartiti con un fallo di 9 metri. Vediamo ora l'azione costruita da parte dell'Eno con qualche incrocio, centrale che incrocia con l'ala, sa già il terzino. E Razzica che questa volta ci mette le dita, ma non sono sufficienti per impedire il gol. Leno questa volta a meno 2. Mezzo corona che sta trovando qualche difficoltà in attacco. La difesa di Leno si sta dimostrando efficace con il passare dei minuti. Ci prova di nuovo Saranovic che viene bloccata, si riparte dai 9 metri. Violetta Vegni Dalla Valle che scaglia, passa la palla a Saranovic che prova a tirare, nulla di fatto per la giocatrice del mezzo corona. Riparte velocemente il Leno, ma Turina deve riprendere in mano l'azione rallentata da un errore di passaggio. Turina, Costa per Notarianni, Costa con finta prova a tirare, Razzica è sempre lì. Palla verso Betta che non ce la fa e neanche errori che non dovrebbero esserci. Questi errori stanno permettendo a Leno di farsi sotto nuovamente. Un contropiede veramente di pregio da parte di Razzica, preciso nelle mani di Betta che però spreca tirandola sui piedi di Sizia. Violetta Vigni spreca ulteriormente buttandola direttamente lateralmente alla porta. Razzica c'è, il tiro è laterale, riparte mezzo corona che però si ferma per il time out. Time out chiamato da Sonia Giovannini. Ricordiamo nel frattempo i prossimi appuntamenti. Mezzo corona che si sfiderà la settimana prossima in campo Veneto contro Cellini Padova. Leno che tornerà in casa per ospitare la Pallamano Pontinia. Dando uno sguardo alla classifica, Valentina, vediamo come questo sia uno scontro salvezza per il mezzo corona che deve tentare di racimolare
quanti più punti possibili in questo primo campionato giocato da matricola, mentre il Leno dovrà cercare di superare il Ferrara, perché durante la partita che abbiamo visto prima abbiamo visto che il Ferrara è riuscito ad acquantare il Leno a 5 punti e questi due punti saranno fondamentali per avere un margine di vantaggio su questa squadra e mantenere il nono posto. Sicuramente due punti importantissimi. Mezzocorona che attualmente si trova in fondo alla classifica con Malo, e quindi questi punti saranno importantissimi per risollevare le sue sorti. Fischio di nuovo di Hannes Wieser e Mezzocorona ha riordinato le idee ed è pronto per ricostruire l'azione con Saranovic, Campestrini, Dalla Valle, fischiato. Nel frattempo un ottimo gol di Anna Chiara Campestrine che dice: io sono tornata, ho recuperato e sono di nuovo molto pericolosa. Tiro sul primo palo da parte di Anna Chiara Campestrini, solitamente i suoi tiri sono sempre alti sul secondo palo, infatti Martina Sizia, probabilmente avendo studiato la giocatrice, è andata direttamente su quel palo lì e si è ritrovata spiazzata quando la Campestrini è andata a tirare sul primo palo centralmente. Molto veloce questa azione del Leno che però viene contrastata da un'ottima parata di Michi Razzica. Turina un abbraccio con Luisa Dalla Valle. E si riparte con Saranovic, Dalla Valle, finta Saranovic che scaglia la palla a Eleonora Italiano che trova la traversa. Non è molto fortunata in questi tiri Eleonora Italiano, quest'anno sta prendendo parecchie traverse e pali. Sì, sta regalando parecchi brividi alla sua squadra, speriamo che questi pali riescano poi a trasformarsi in gol a breve. E Razzica di nuovo para il tiro centrale, non dei migliori tiri della giocatrice. Saranovic invece commette ingenuamente infrazione di passi. In questo modo la formazione del Leno può ripartire con un attacco senza avere la difesa schierata. Andreani tira giù tutta la difesa e si procura un rigore. E nuovamente sarà Pedron a provare ad impedire questa nuova gioia per la formazione del Leno. Vediamo se otterrà il 3 su 3. Sarebbe una cosa eccezionale. Pedron concentrata. Notariani tira. E di nuovo è un 3 su 3 per Pedron. Questa volta Notariani va sul legno della porta. Ottimo. Uno sfondo da parte di Dalla Valle. Contropiede. No. Tiro troppo lungo per Martina Sizia. Si riparte con calma. Dalla Valle per Campestrini. Di nuovo Dalla Valle che passa la palla a Saranovic. Saranovic per Dalla Valle, Campestrini, Dalla Valle, Saranovic. L'azione inizia a velocizzarsi, Dalla Valle ci prova e ci riesce! Riesce con la velocità e agilità a infilarsi tra le maglie della difesa lenese e a trovare il gol del più 4. E subito Kirillova prova a spiazzare Razzica, ma questa sera non ce n'è per nessuno. Razzica che si scusa con l'allenatrice per il passaggio avventato, ma fortunatamente la compagna riesce a prendere la palla e ripartire con l'azione. Saranovic per Dalla Valle, scambio con Campestrini, Saranovic per Campestrini, di nuovo Saranovic che passa la palla al capitano Italiano. Violetta Vegni che si sposta per lasciare spazio alla compagna. Saranovic ci prova ma nulla da fare. Riparte il Leno. No. Passi. Ultimi 20 secondi di gioco. Sarebbe importante che il Mezzocorona guardasse l'orologio e provasse a tenere per sé la palla in questi ultimi 15 secondi. In questo ultimo frangente di gioco del primo tempo. Vediamo Dalla Valle cosa comanda dalla regia di centrale.
passaggio per Campestrini, un fallo, ultimo secondo e niente, la palla si infrange sul palo e finisce così 12-8 il primo tempo. Mezzo Corona Leno, tempo di ricaricarsi, bere un po', due consigli da parte dei rispettivi allenatori e ci ritroviamo sempre qui sulle frequenze di Eleven Sport. Prova.
si ritorna in campo per il secondo tempo. Rientrano Saranovic, Dalla Valle, Anna Chiara, Campestrini, il capitano Eleonora Italiano, Niki Razzica torna tra i pali, Violetta Vegni e Martina Betta. Un buon compleanno per il momento per Martina Betta. Sì, sicuramente. Lo sappiamo, Martina è una giocatrice molto molto veloce, molto tecnica. Ha sprecato qualche tiro durante il primo tempo, ma siamo sicure che si rifarà durante questa seconda frazione di gioco, che vede la compagine di Mezzocorona in vantaggio per 4 lunghezze. Quindi il Leno dovrà impegnarsi al massimo per riuscire a recuperare questo svantaggio. Aspettiamo il fischio d'inizio da parte della coppia arbitrale. Intanto si sta scaldando Martina Pavlovic, che presumibilmente prenderà il posto di Violetta Vegni. Staremo a vedere. La coppia arbitrale si divide per prepararsi al fischio di questo secondo tempo. Mezzocorona contro Leno. Eleonora Italiano intanto si sta scambiando consigli con la compagna Saranovic. Ci sono dei problemi con Notarianni, che credo abbia male al ginocchio, perché hanno chiamato l'intervento del medico. Sembrerebbe quasi muscolare, quasi il quadricipite. Vediamo se il medico riuscirà a metterla a posto per poterla fare rientrare. È una giocatrice sicuramente importante per il Leno. Sì, sicuramente Michela Notarianni è un'ottima giocatrice per il Leno. Ha giocato a Nuoro, dove ha detto la sua anche in campo sardo. Riparte il Leno con un tiro di Kirillova. Ed ecco Betta. E Martina Betta si regala il pallonetto del suo compleanno, del suo 18° compleanno. Un'elevazione pazzesca, un tempo di volo sicuramente superiore alla maggior parte delle giocatrici di questo campionato. Un pallonetto davvero di classe, direi. Come non essere d'accordo con te, Margherita? Ci prova la Kirillova, niente da fare, palla fuori per il Leno e riparte il Mezzocorona con Campestrini, Dalla Valle, Saranovic. Concentrazione per le ragazze con la maglia blu, che cercano Violetta Vegni. Dalla Valle passa la palla a Betta. Dalla Valle prova una finta, piede di Turina. Si riparte dai 9 metri con Violetta Vegni. Dalla Valle chiama lo schema e fa spostare Violetta Vegni. Campestrini per Saranovic. Dalla Valle, Saranovic, tiro fuori. Ma si riparte dai 9 metri per il Mezzocorona. È il terzo attacco consecutivo per Mezzocorona. Un no look di Martina Betta per Violetta Vegni, che questa volta non sbaglia. Passa il pallone nell'angolo basso, secondo, alle spalle del portiere. Tornando invece dall'altra parte del campo, Costa prova a sorprendere Razzica, che para, però para nelle mani dell'ala del Leno, che inesorabilmente libera, riesce a piazzare la palla alle spalle di Niki Razzica.
Eleonora Italiano che lascia il posto a Aurora Gislimberti che si piazza in posizione d'ala. Aurora Gislimberti che è stata impegnata nel raduno nazionale in Montenegro. E fischio. Violetta Vegni riparte dalla valle. Campestrini, niente da fare per Violetta Vegni. Riparte Martina Sizia, ottima giocata per il Leno che trova un palo. Riparte la compagine del mezzo corona per Gislimberti. Niente da fare per Gislimberti. Sì, una parata sicuramente di pregio da parte di Martina Sizia che fa ripartire l'azione per il Leno. È una put che spara questo pallone alle spalle di Niki Razzica. Di nuovo il gioco viene interrotto per qualche problema tecnico da parte del tavolo che non ha segnato il gol di Ligia Loredana Put. Sicuramente in questo primo frangente del secondo tempo, Valentina, la difesa del Leno sembra più compatta, sembra quasi più difficile per le ragazze di mezzo corona superare questa difesa. Sicuramente sono due punti che non vogliono lasciarsi scappare, come pure la formazione del mezzo corona che ci sta credendo tantissimo. È un mezzo corona diverso dalle altre partite. È un mezzo corona che è tornato ad essere il mezzo corona della sua prima vittoria. Quindi speriamo che continui così la formazione di Giovannini. Riparte la formazione del Leno con Andreani che trova il 7. Esulta Bravi dalla postazione di allenatore. Incita le compagne Eleonora Costa e dai pali Martina Sizia prova a dare consigli alle compagne. Riparte Martina Sizia con Kirillova che in velocità cerca la compagna dall'ala. Fischio dall'arbitro. Ci pensa Saranovic a fermare questa azione e a riportare alla calma le due fazioni. Abbiamo visto ora l'ingresso di Jessica Lona che prende il posto di Luisa Dalla Valle. Forse per qualche errore in fase difensiva l'allenatrice del mezzo corona ha deciso di toglierla. Non si fa intimorire Niki Razzica e dimostra di essere sempre, sempre presente e concentrata. Lanfredi ha provato un pallonetto, ma Niki Razzica aveva solamente tentato di andare avanti e quindi è stato facile e prevedibile prendere quel pallone e far ripartire la squadra rotaliana. In questo momento, dopo i 9 metri, fa partire Jessica Lona e compagni. E c'è Anna Chiara Campestrini. Ottima giocata da parte del numero 82 del mezzo corona. Ma risponde Eleonora Costa con un tiro sotto i piedi di Niki Razzica. Il fallo laterale ha segnato la squadra del mezzo corona. Vediamo se a difesa schierata il mezzo corona riuscirà a passare tra le maglie, ad insinuarsi tra le maglie della difesa del Leno. Ennesimo sfondo fischiato durante questa partita. Riparte l'azione del Leno con Kirillova. L'atmosfera si sta scaldando qui al Pala Fornai. Il tono di voce dell'allenatrice Giovannini si fa sentire. Pretende molto dalle sue ragazze perché sa che possono dare molto. Torna in campo Pedron per il quarto rigore.
Vediamo se anche questa volta la sua aura positiva riuscirà ad avere la meglio sulla numero 10 dell'Eno. Parise. E di nuovo Pedron. Peccato. Avrebbe potuto fare un 4, beh, possiamo dirlo che il rigore è stato parato, quindi 4 su 4. Sicuramente, peccato per la ribattuta, peccato che le compagne non abbiano avuto quel tempo di reazione per andare a recuperare la palla e soprattutto che la parata di Pedron sia finita in mano alla giocatrice, all'unica giocatrice presente sui 7 metri. Un altro tiro di Campestrini che tira in malo modo, riparte con Costa, Kirillova. La difesa del Mezzocorona non lascia entrare l'attacco lenese che viene fermato. Si riparte con Costa che passa la palla all'ala. Kirillova, la giocatrice ucraina che prova a ristabilire le sorti della sua squadra. E di nuovo la difesa. Ottima difesa del Mezzocorona con Violetta Vegni e Anna Saranovic che chiudono. Braccio alzato da parte dell'arbitro, segno di passivo. A breve si tirerà. E Kirillova tira commettendo un errore. Alto sopra la traversa, il tiro di Kirillova che non riesce ad accorciare le distanze con il Mezzocorona. Dall'altra parte del campo, Campestrini passa a Betta e prova a vedere se riesce a trovare spazio per qualche giocatrice. Vediamo se la velocità di Lona. No, ci pensa Saranovic ancora una volta, spiazzando nuovamente il portiere che rimane fermo. Tiro sul primo palo centrale, una bomba a un braccio, questa giocatrice è veramente, veramente forte. Sì, l'abbiamo vista un po' spenta nella partita contro il Brixen, ma adesso è tornata più in forma che mai a quanto pare. Giro palla molto veloce da parte del Leno. E Niki Razzica che alza di nuovo la saracinesca. Contropiede, Betta prova ma arriva sul palo. Torna velocemente il Leno ma adesso deve ristabilire la calma e la concentrazione. Peccato per questa prima fase non andata alla perfezione, perché Razzica ha confezionato una chicca per Betta che però non è riuscita a finalizzare lanciando la palla sul palo. Peccato, speriamo che nei prossimi minuti riescano nuovamente in questa azione e a regalarci nuovamente la gioia del gol che invece regala Put alle sue giocatrici, alle sue compagne, portando il Leno nuovamente sotto di due. Ci credono tantissimo entrambe le squadre. Vedremo solo alla fine chi avrà la meglio. Sarà una partita combattuta fino all'ultimo secondo. Violetta Vegni si sposta su suggerimento di Campestrini. Poteva essere una buona intuizione, ma non c'è stato il feeling giusto. Riparte il Leno con l'ala. Non è d'accordo la giocatrice lenese con la decisione arbitrale di Stefano Pipitone. Molte lamentele in questa partita da parte delle giocatrici del Leno. Avrebbe voluto un rigore, ma sicuramente non c'erano gli estremi per ottenerlo. Vediamo ora l'azione che riparte molto velocemente. E Kirillova commette infrazione di passi, dando la possibilità a Mezzocorona di riportarsi nuovamente sopra di tre lunghezze. Ora è necessario lavorare bene con il pivot. Un'azione un po' faraginosa, direi, in questo frangente. Bisogna di riportare la calma. Vediamo ora Girlanda cosa comanda da centrale.
escono le giocatrici di Leno e Saranovic di nuovo lei top scorer di questa partita, di nuovo la firma di Saranovic su questo gol meraviglioso. Kirillova e di nuovo Razzica, questa ragazza che ci sta dando un sacco di soddisfazioni. Ha letteralmente murato la giocatrice uscendo fino al limite dell'area. Ed ora nuovamente proteste da parte del Leno per un 7 metri. Ci andrà Saranovic questa volta a provare a battere Franceschini. Di nuovo un cambio tra i pali del Leno. E di nuovo Saranovic ci regala un'altra perla, un altro gol per il più 4 del Mezzocorona. Crederci sempre, mollare mai. Questo è il motto della squadra del Mezzocorona, che sicuramente ci sta credendo. Non sta mollando. E speriamo che questa volta riesca a portare a casa una bella vittoria. Sarebbe una vittoria meritata. Anche il Leno sta comunque dicendo la sua, sta giocando bene con degli errori sicuramente evitabili, ma ci sta provando. Con Kirillova che appunto fa uno di quegli errori che si potevano evitare. C'è un po' di tensione in campo, c'è un po' di tensione fra il pubblico, un po' di tensione verso gli arbitri e le panchine si scaldano. Fortunata questa volta la squadra di Mezzocorona, perché il contropiede del portiere non era proprio perfetto, ma la giocatrice Put del Leno si è rimbalzata la palla sul piede e quindi l'attacco è rimasto alla formazione giallo-blu. Vediamo ora cosa combinano le giocatrici. Con un fallo, un 9 metri fischiato, sarà battuto da Violetta Vegni. 9 metri. Che sicuramente potrà permettere alle giocatrici di allungare nuovamente. E di nuovo un 9 metri perché Campestrini è stata scaraventata a terra dalla difesa. E Saranovic nuovamente, una giocatrice che sta portando sicuramente alla grande questa squadra. Un tiro talmente forte che Franceschini non è riuscita assolutamente a fermare. Passi da parte della squadra del Leno. Mezzocorona che sta cercando di mantenere la calma, i nervi saldi in questi 15 minuti del secondo tempo. L'orologio che il tempo che scorre e Emma Girlanda che prova a ricostruire l'azione. Il braccio arbitrale segnava il passivo, ma c'è un contropiede da parte del Leno. Turina, contropiede andato a buon fine. Un contropiede pulito, senza nessuno che sia tornato in difesa, e da sola in portiere non è riuscito a parare questo pallone che sicuramente lanciato in velocità da Turina, che è una giocatrice di gran pregio, era praticamente imparabile. Murato invece il tiro di Campestrini, che ora dovrà tornare velocemente in difesa. E paratona nuovamente di Niki Razzica sull'ala, su Lanfredi, che aveva provato ad infrangere quel muro che questa sera sembra essere veramente imbattibile. Il portiere che sicuramente può cambiare le sorti di un match, tu ne sai qualcosa, vero Margherita? Sicuramente il portiere gioca un ruolo fondamentale perché tocca pallone praticamente su ogni azione, e quindi avere un buon portiere può determinare la buona uscita di un match.
traversa da parte di Saranovic sul passivo dichiarato da Hannes Wieser, e tiro di Put che va a finire nuovamente sui pali. Niente da fare per il pivot, si riparte con Aurora Gislimberti che ottiene un'ottima firma su questo contropiede. 20-15. Non devono perdere la concentrazione le ragazze del Mezzo Corona, che hanno dimostrato in diverse partite di perdere un pochino di lucidità. Devono cercare di mantenere i nervi saldi in questa fase importantissima per portare a casa questi due punti fondamentali per risalire in classifica. Sicuramente il fatto di essere matricole non aiuta, perché le altre squadre hanno molta esperienza alle spalle, e tenere 60 minuti di partita in A2 sicuramente non è la stessa cosa che farlo nella massima serie. In questa prima fase di campionato forse la pecca è stata quella, la poca esperienza, e quindi riuscire a mantenere le forze per tutti i 60 minuti. Sembra che in questa partita questo ostacolo si stia superando, almeno in questi primi 48 minuti di gioco. Ci siamo persi, non abbiamo commentato il gol veramente, veramente preciso di Put nell'angolino alto destro, dove Razzica non è riuscita ad arrivare. È passato ora in attacco il Mezzo Corona, che tenterà ora di portarsi a 5 lunghezze di vantaggio. Ottima. E ce la fa! E ce la fa Violetta Vegni, che capolavoro con Saranovic, che la serve. Un'ottima intuizione di Saranovic, come diceva Margherita, e Vegni che segna il 21-16 con un ottimo gol dalla posizione di pivot. Questa giocatrice che viene da Brixen sta ottenendo ottimi risultati col Mezzo Corona, vero Margherita? Sì, sicuramente è una giocatrice di esperienza, lei ha già militato nella massima serie e quindi può portare il suo contributo, che sicuramente è fondamentale all'interno di questa squadra. Non da meno sono gli altri pivot presenti all'interno del campionato, della formazione del Mezzo Corona, ma sicuramente Violetta Vegni ha l'esperienza dalla sua parte nel massimo campionato. Di nuovo Put, un ottimo 7 a designare il 17-21, ma Aurora Gislimberti non ci sta e quindi segna il 22-17. Vediamo chi avrà la meglio. Ribatte subito Gislimberti con un gol sotto le gambe del portiere, probabilmente ha visto che era rimasta un po' ferma sulle gambe, e infatti l'allenatore decide di cambiarla e di rimettere tra le fila dell'Eno Martina Sizia. Dall'altra parte invece vediamo un rigore con l'ennesimo cambio portiere, con di nuovo un Elena Pedron che proverà a mantenere il suo personal best, penso il suo record di 4 rigori parati. Sicuramente in Serie A1 è il massimo risultato raggiunto. C'era quasi. Questa volta alla meglio Eleonora Costa, che torna in panchina per lasciare posto a Turina. Rientra in campo anche Niki Razzica. Dalla Valle per Campestrini. Dalla Valle, ottima finta. Saranovic. Ottima finta di nuovo da Dalla Valle. Ottima finta veramente. Sicuramente Dalla Valle è una giocatrice molto agile, che gioca molto sulle finte. E una giocatrice come la Put, molto alta, ha difficoltà a rimanere sulle gambe, a riuscire a stare dietro alla velocità di questa giocatrice. Dall'altra parte invece vediamo un pallonetto di pregio da parte di Pugliara, che insacca il pallone alle spalle di Niki Razzica per il 23-19, sempre a appannaggio del Mezzo Corona. Di nuovo Pugliara che cerca di intercettare la palla arrivata a Campestrini. Mancano poco meno di 9 minuti al termine del match.
ci prova di nuovo dalla valle e ottiene un tiro dai 7 metri che verrà battuto sempre da Anna Saranovic. Rimane in campo Martina Sizia per cercare di parare questo tiro dai 7 metri. E di nuovo Saranovic, ci pensa lei. Di nuovo 5 le lunghezze di vantaggio per la squadra di Mezzo Corona sulla squadra del Leno. Nel frattempo, per le proteste in panchina, l'allenatore ha preso il giallo. Ci prospettano quindi 8 minuti di puro panico. Ed ora un rigore anche per la formazione del Leno per un'invasione, un fallo di area da parte di Anna Chiara Campestrini, che per andare a difendere su Costa ha dovuto tagliare in mezzo all'area, altrimenti non ci sarebbe arrivata. E come di consueto per questa sera, Pedron torna fra i pali. Costa si posiziona per il tiro dai 7 metri, finta, e niente da fare per Pedron, che comunque può ritenersi soddisfatta in questa partita. D'altronde parare i rigori, tu mi insegni, è un'impresa ardua. Sicuramente non è un'impresa facile. C'è anche da dire che questo rigore è stato scagliato dall'altra parte della porta. Solitamente gli altri 5 rigori sono stati lanciati alla sinistra del portiere, mentre questa volta la giocatrice ha deciso di andare a destra e ha trovato la giusta via del gol. Vediamo ora un tiro parato da parte di Gislin Berti, un'infrazione di passi e Violetta Vegni, che non sbaglia, in sacca dietro la rete. Ha pagato caro questo errore di passi, Sizia. Già. Come avete notato, Michela Notariani non è più rientrata in campo per questo problema alla gamba. E quindi le compagne provano a risollevare le sorti del match anche senza il suo importante contributo. Ci riprova la formazione bresciana dai 9 metri con Andreani. Fischia Anne Swieser. Riprova a ricostruire l'azione Put con Costa. Il pubblico del Mezzo Corona si sta scaldando. C'è tensione. 2 minuti per Violetta Vegni, che non riesce a trattenere la giocatrice finita a terra. Non sono d'accordo né l'allenatrice né il pubblico di Mezzo Corona con questa decisione arbitrale, che comunque va rispettata. Fallo di 9 metri nonostante i passi per Pugliara. Non è facile quando si è in campo e si sta dando il meglio di sé rispettare talvolta le decisioni arbitrali. Un altro tiro dai 7 metri e esce Jessica Lona. Attenzione, perché adesso le giocatrici sono rimaste solamente in 4 e per 2 minuti saranno solamente in 4. Questa volta Elena Pedron non rimane, non scambia con Nicky Razzica, ma rimane in porta e niente, non riesce. Si riporta 4 lunghezze di distanza. Speriamo che ora le giocatrici riescano a mantenere la palla per quanto più tempo possibile. Non dico fare una melina, ma sarebbe quello che è necessario fare per far trascorrere quanto più tempo possibile senza andare in difesa. Poi sicuramente serve lucidità. E c'è lucidità da parte delle ragazze del Mezzo Corona, che riescono a fare, direi, l'impossibile. In 4. E c'era quasi Razzica, purtroppo non ce l'ha fatta. Andreani ha firmato il tiro del 22-26. E di nuovo Pugliara che va verso Campestrini.
assolutamente di pregio comunque il gol di Gislin Berti. In doppia inferiorità numerica, riuscire a segnare, credo, negli ultimi 5 minuti di gioco sia veramente fondamentale. Vediamo ora Saranovic che butta la sua sfera sulla traversa. E Razzica che si oppone, mura le avversarie. Mancano 300 secondi alla fine del match, di un match che è tiratissimo e che sta al momento sorridendo alla compagine giallo-verde. Ed è rientrata Violetta Vegni, quindi 5 contro 6. È un po' confusa Campestrini, alza il braccio del passivo Anne Swieser e ci riprova Violetta Vegni conquistando un tiro dai 7 metri. Le ragazze ci stanno credendo a più non posso. Torna a battere sui 7 metri Anna Saranovic contro Martina Sizia. Chi vincerà? Tiro decisivo questo nell'ottica, nell'economia di questo match. E l'angolino alto! Non ci arriva Martina Sizia, non riesce a interporsi tra la palla e la porta. Kirillova invece ci riesce benissimo a infilarsi tra le maglie della difesa, tra Saranovic e Vegni, che ferme sulle gambe non riescono a fermare la giocatrice. Non mollano le giocatrici dell'Eno, giustamente. Mancano poco meno di 4 minuti e non mollano neanche le giocatrici del Mezzo Corona. Saranovic questa sera eccezionale. Andriani ci crede tantissimo e scaglia un tiro verso Niki Razzica che la prende in pieno volto. Era l'unica parte del corpo con cui non aveva ancora parato la giocatrice di Mezzo Corona. Dei grossi complimenti a questa giocatrice che si sta rivelando veramente fondamentale per questa squadra. Fischio dell'arbitro. Il pivot dell'Eno continua a protestare e infatti Anne Swieser le regala 2 minuti. Non è d'accordo ovviamente il pivot dell'Eno. Che cartellino blu. Naturalmente dopo 57 minuti e 25 di proteste gli arbitri decidono per il cartellino blu alla giocatrice Andreani. Sara Andreani che quindi è costretta ad uscire dal campo. Di nuovo problemi con il microfono, questa sera non siamo fortunati. La tensione sale, 28-23. La compagine di Leno si ritrova con 150 secondi a disposizione per recuperare 5 gol e quindi la situazione è molto difficile. Un palo, un secondo palo preso da Anna Campestrini, un passaggio in diretto attraverso la porta per Aurora Gislimberti che non sbaglia e segna il più 6. A questo punto, a 2 minuti dalla fine, diventa veramente veramente difficile per la compagine di Leno riuscire a recuperare il gap che si è formato durante questi 58 minuti di gioco. Aurora Gislimberti che ottiene un ottimo gol staccando con il piede sinistro, con il piede destro scusate, coordinandosi perfettamente. E adesso ottima intuizione da parte di Saranovic per Vegni che viene fermata dalla compagine lenese. E torna in campo Elena Pedron per questi ultimi minuti. E Aurora Gislimberti che prova a segnare un altro gol, non riesce.
commette infrazione di area Aurora Gislimberti, che può comunque ritenersi soddisfatta di questa partita. Forse nel primo tempo qualche errore di troppo, ma poi nel secondo tempo si è sicuramente superata anche lei. Ultimo minuto di gioco, ultimo giro di orologio. E ultimo giro di boa per questo match che vede il Leno ottenere un altro gol, 24-29. Elena Pedron che ha cercato di parare, ma è comunque molto serena per la sua prestazione di quest'oggi. Dalla Valle che pasticcia un pochino con il pallone e riparte da Violetta Vegni. Potrebbe essere l'ultimo attacco, ci prova Jessica Lona e ci riprova Violetta Vegni. Ottimo! Attenzione, queste due giocatrici hanno tenuto banco per tutta la partita e sono riuscite a tenere in piedi sicuramente questo match. Infine, in questi ultimi 10 secondi, Pedron ha subito un'altra rete alta questa volta. Ultimi 5 secondi, 9 metri. E finisce così il match. Vediamo se le giocatrici batteranno i 9 metri oppure se decideranno di lasciare la palla a terra. E quindi il Mezzo Corona ottiene la sua seconda vittoria in campionato e Martina Betta ottiene il suo regalo per il 18° compleanno. Direi un regalo meritatissimo e stupendo. Una vittoria meravigliosa. Gislimberti. Che si appresta a tirare o ad appoggiare la palla. Fischio dell'arbitro e Gislimberti appoggia la palla con sportività e le ragazze esultano. Ottima, ottima giocata da parte della squadra rotaliana. E noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Da Valentina Zanoner e Margherita Giacomuzzi è tutto. Seguiteci ancora sulle frequenze di Eleven Sport. Prossimo appuntamento in casa del Mezzo Corona il 18 dicembre. Il prossimo appuntamento per Mezzo Corona sarà, come detto prima, a Padova. E speriamo che possano dire la loro anche nel campo veneto. Grazie a tutti, grazie a Margherita per essere stata qui con me. Un saluto anche a Gianmarco Tiralongo che è sul campo del Pressano. Buona serata a tutti e buona pallamano a tutti.